Ciao a tutti, bentornati in un nuovo gameplay dell'angolo del gaming. Bentornati nell'universo di Duskwood. L'ultima volta Lilly si è aperta con noi, ci ha fornito alcune informazioni. In particolare abbiamo scoperto un altro, per così dire, personaggio, che purtroppo è morto qualche tempo fa. Si chiama Dusty, è il gatto di Anna. Lily ci ha chiesto di indagare su questo gatto perché sarebbe importante ai fini di un certo link che lei ha ricevuto da Jake. Le diciamo subito che promettiamo che indagheremo. Allora, prima di andare avanti, guardate qui. Secondo voi potrebbe essere questo il gatto Dusty? Secondo me sì, è lui. Un bel gattino. Torniamo indietro. Mica devo andare. Ecco, allora. Sì. Ok. Mi pare che qui siamo in un momento. Qui c'è il gatto, ok. Tabulato telefonico, ci restava questo numero 16035 e c'era anche Phil, ma qui Phil niente. 16035, vediamo cosa succede. Giusto una prova, sono già sicuro che questa lunga telefonata che hanno avuto Anna e questo 16035 non ci porterà niente per ora. Infatti è libero ma non risponde a nessuno. Ok. Chat. Sto cercando di capire cosa dobbiamo fare in questo momento, ma sto avendo un'idea. Secondo me dobbiamo fare così, uscire da. Sono sic sicuro di voler uscire? Sì. Scommetto che per andare avanti dobbiamo rientrare. Come è già successo in altre occasioni. È fatto apposta. Con questi stratagemmi. Giocare. Vediamo un po'. Con Lilly. E chiama anche Venditti. Con Phil non si può comunicare. E con Jake ancora non si può fare niente. Se no, guardarci il gatto. Naturalmente non possiamo zoomare, fare niente per ora. A Jesse non possiamo dire niente. A quanto pare, per andare avanti, dovevamo aspettare. Visto? Dovevamo interagire con altre parti del dispositivo. Lì ci chiede: hai già fatto dei progressi? Ok, eccoci. Allora, hai già fatto dei progressi? Io rispondo. Certo, e tu? Non proprio, non so come potrei aiutarti. Puoi raccontarmi qualcosa di Dusty? Che non è Dusty, ma Dusty. Oh beh, non molto. Ah, era un giocherellone. Con una cosetta lì. Che si muove e aveva una pelliccia tigrata. Ma dai, proprio quello che avevamo capito. Ah, e Anna ha scattato migliaia di foto di Dusty. Ma dai. Purtroppo non so dirti altro. Continuo con l'indovinello. Ma non si può condividere la foto.
Dobbiamo muoverci un po' per le schermate. Chat. Ok. Restiamo un attimo nel cloud. No? No? Dobbiamo ripetere la scena? Usciamo e rientriamo? Sei sicuro? Sì, usciamo. Adesso rientriamo in Deskwood. Everbyte, Everbyte. Ok. Allora, ancora non si può andare oltre. Io a Jake vorrei comunicare che dobbiamo indagare sul gatto. Questa è Anna. Mappa della città, temi, crediti gratis. Ah, si potrebbero ottenere dei crediti per andare a ricordare. Non ci avevo pensato. New? Apri, cos'è questa novità? Ah no, dovrei spendere i crediti. L'ho già fatto, ma ho scoperto che quando si resetta il titolo, si resettano anche questi scaricati, quindi niente. Poi cos'altro c'è qui sotto? Ok, usciamo. Sì, va bene. Vuoi uscire? Ok. E ci fai tornare nella chat? No, credo che quindi per andare avanti dovremmo dovrò riprendere a registrare in un giorno diverso da oggi. Ok, ho avuto un'idea. Ho chiuso BlueStacks e riavviato ed ecco che è arrivato qui il messaggio. E spero di ricordarmi di unire questo episodio al precedente, visto che era durato poco. In sostanza, come funziona? Nella prima occasione dovevamo uscire e rientrare nel gioco e aspettare. In questa seconda occasione invece dovevamo proprio uscire cioè riavviare il dispositivo, nel nostro caso quello virtuale, la macchina virtuale di BlueStacks. Se si fosse trattato di uno smartphone vero o di un tablet, si sarebbe dovuto spegnere e riaccendere, oppure usare la funzione di riavvio del sistema operativo per riuscire a sbloccare la continuazione della conversazione. Questa è una delle tante cose piccole che Deskwood, a cui hanno pensato gli sviluppatori. E sono simpatici da un certo punto di vista perché ti rendono ancora più vivo il gioco, come se fosse tutto reale. Poi le foto dei personaggi che sono degli attori che si sono prestati. Allora, intanto Lily ci scrive: Jake, ti ha mai nominato un gatto? Una volta abbiamo parlato della foto di un gatto. A proposito, sto registrando, sì, ok. No, il tempo scorre, sì. La vuoi vedere? Posso mandartela finalmente. Allora ti lascio andare avanti. Tagli. Un'altra volta. Qui niente. Lilli, non si può andare avanti. Qui niente. Taratatata. Ok. Quindi ancora una volta provo semplicemente a chiudere. Chiudi e riavvia. Vediamo se è sufficiente. Ok, allora. Vediamo se è stato sufficiente riavviare il titolo, se devo proprio riavviare la macchina virtuale. Si devo proprio uscire e rientrare. Allora. Interrompo anche questa registrazione e ci vedremo tra poco.